In questi ultimi mesi, nelle stazioni italiane dei treni, c'erano manifesti pubblicitari per prevenire la morte di persone distratte che, immerse nel cellulare e magari con gli auricolari, oltrepassano la linea gialla, col rischio di venire travolti dal treno in transito. Quei manifesti mostravano il tabellone degli orari dei treni, dove al posto delle descrizioni delle destinazioni c'era scritto amici cancellati, weekend cancellati, film cancellati, compleanni cancellati, vacanze cancellate, sogni cancellati. E sotto c'era scritto perché rischiare di perdere tutto? Un messaggio angustiante. Ma vedendo che manifesti mi è venuto un pensiero ancora più angustiante, pensando a coloro che stanno compiendo il viaggio della loro vita, credendo che quando arriveranno col loro treno all'ultima stazione, troveranno il tabellone con scritto amici cancellati, compleanni cancellati, sogni cancellati, eccetera. Immaginiamo che viaggio allegro avendo davanti questa prospettiva. L'Avvento ci dice invece che all'ultima stazione del nostro viaggio sulla Terra, sul tabellone accanto alle voci amici, compleanni, sogni, non ci sarà scritto cancellati, ma in perfetto orario. Alla fine della nostra vita terrena nulla verrà cancellato, ma tutto sarà recuperato e rilanciato. Noi non sappiamo quando sarà l'ultima tappa del nostro viaggio, come ci ricorda il Vangelo di oggi. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, dice Gesù, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Per questo Gesù ci invita a vegliare, dice, vegliate dunque. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. E tu stai viaggiando sul treno della tua vita nell'attesa trepidante dell'incontro con l'amato o nell'attesa angustiante del cancellamento di ogni cosa bella della tua vita? L'Avvento che iniziamo oggi ci ricorda che noi siamo chiamati non a vivere da addormentati, ma a vivere intensamente la nostra vita, come una specie di Benjamin Button al contrario. Ricordate quel protagonista del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, Il curioso caso di Benjamin Button, dal quale fu tratto un bel film, 12 nomination agli Oscar, con un bravissimo Brad Pitt nei panni del protagonista. È la storia di quel bambino che era nato vecchio e che più cresceva, più ringiovaniva. Noi, al contrario, più passano gli anni, più il nostro corpo invecchia, ma il nostro spirito invece deve ringiovanirsi ogni anno di più. La giovinezza, pertanto, non è qualcosa legata al corpo, quello invecchia sempre, ma è legata al cuore, allo spirito, che più il tempo passa, più ringiovaniscono, perché si arricchiscono sempre più di conoscenze e di amore, e questo mantiene giovani. E quindi non importa sapere quanti anni hai, ma quanti anni ha il tuo cuore, quanti anni ha il tuo spirito. Non importa sapere che lavoro fai per vivere, ma cosa ti fa vivere? Cosa ti fa sognare? Vorrei concludere con una poesia di Clemente Rebora, l'affascinante poeta milanese dell'inizio del secolo scorso, sul quale avevo fatto la mia tesina per l'esame di maturità al liceo classico. Egli, che era stato educato dal padre in un ambiente laico e mazzeniano, dopo la laurea in lettere si liberò dall'influenza paterna per cominciare un cammino spirituale di conversione
che lo avrebbe portato infine alla vita religiosa e al sacerdozio. Il suo capolavoro è la poesia dal titolo Dall'immagine tesa, considerata una delle vette poetiche del Novecento e che segna il passaggio dagli anni giovanili e tormentati di ricerca all'approdo alla fede. La poesia dice: Dall'immagine tesa vigilo l'istante con imminenza di attesa e non aspetto nessuno. Nell'ombra accesa spio il campanello che impercettibile spande un polline di suono e non aspetto nessuno. Fra quattro mura stupefatte di spazio, più che un deserto, non aspetto nessuno. Ma deve venire, verrà, se resisto, a sbocciare non visto. Verrà d'improvviso, quando meno l'avverto. Verrà quasi perdono di quanto fa morire. Verrà a farmi certo del suo e mio tesoro. Verrà come ristoro delle mie e sue pene. Verrà, forse già viene, il suo bisbiglio. Dopo aver ripetuto per tre volte nella prima parte della poesia «Non aspetto nessuno», nella seconda parte, che inizia con «Ma deve venire», ripete poi per sei volte «Verrà». È questa fede nell'amato che verrà che ci fa viaggiare tranquilli sul treno della nostra vita, perché sappiamo che quando arriveremo alla stazione, sul tabellone, accanto alle voci delle cose più belle della nostra vita, non troveremo cancellati, ma in perfetto orario.